Beh, innanzitutto per noi la proroga del blocco dei licenziamenti e poi ovviamente trovare il modo di dare ristoro in modo veloce alle aziende che hanno subito maggiormente le chiusure, cercando quindi di avere maggiore equità possibile. Qualcuno dice che è arrivato troppo tardi questo decreto, che ci sono stati degli impedimenti. Beh, certamente dal 20 di gennaio, il giorno in cui è stato votato lo scostamento di bilancio, sono passati quasi 2 mesi e in mezzo a una crisi di governo, però probabilmente un po' di tempo prima sarebbe potuto arrivare.